Buongiorno, buonasera, buonasera, benvenuti a tutti, benvenuti a questo webinar organizzato dalla FIDAE, la Federazione delle Scuole Cattoliche. Il tema che affronteremo oggi è relazioni educative e COVID-19, tra emergenza ed opportunità. Ieri è stato trattato lo stesso tema, però per una fascia d'età diversa, 0-10 anni. Oggi verrà trattata la fascia d'età 10 e 20 anni. Ha deciso la dottoressa Destro di dividere in due questi interventi perché è chiaro che le età sono molto diverse, hanno esigenze diverse, caratteristiche diverse. Ringrazio la dottoressa Destro, Silvia Destro, psicologa, psicoterapeuta, per la disponibilità che ha accolto immediatamente. Questo webinar si inserisce in tutto il lavoro che la FIDAE ha avviato in questo periodo, in questo ormai lungo periodo di sospensione delle lezioni. Quello che è successo, il Covid, ci ha trovati del tutto impreparati, però ci ha costretto anche ad attivarci. Ad attivarci perché noi crediamo nella scuola, crediamo nell'educazione, per cui il primo slogan che abbiamo lanciato è stato quello: la scuola non si ferma, e noi non abbiamo voluto fermarci perché crediamo nel valore importantissimo dell'educazione e della scuola. Non sto qui a dire tutto quanto ha fatto la FIDE in questo periodo, che però è stato un periodo molto intenso. Dico solo per titoli: la didattica a distanza, sollecitare le scuole e accompagnare le scuole nella didattica a distanza, perché non fosse semplicemente un aspetto tecnico, ma fosse pieno anche di valenza educativa. Sono stati attivati dei gruppi di lavoro, dei meeting di insegnanti, divisi per ordini di scuola, divisi per aree disciplinari. È stato attivato un aiuto per le scuole che maggiormente si sentivano in difficoltà. Il sito è stato arricchito di una sezione speciale in cui abbiamo raccolto FAQ, abbiamo raccolto esperienze, abbiamo raccolto normative, buone pratiche. Sono stati avviati dei gruppi di lavoro, sono state fatte delle riunioni, dei meeting specifici per gestori, per coordinatori, per insegnanti. È uscito un numero speciale della rivista, la nostra rivista Docete, proprio su queste tematiche. Quindi abbiamo fatto di tutto, possiamo dire, perché le nostre scuole non fossero inoperose, ma soprattutto perché i bambini e i ragazzi non si sentissero abbandonati e con loro anche le famiglie non si sentissero abbandonate. La scuola è andata avanti. Ecco. Però adesso è arrivato il momento in cui dobbiamo anche guardare più avanti ancora, cioè che cosa ci presenterà il domani? Noi sappiamo sicuramente che viviamo in una fase di incertezza, non sappiamo come riprenderemo le lezioni. È stato istituito un gruppo di esperti a livello ministeriale per immaginare lo scenario futuro e per dare indicazioni per il futuro. La stessa cosa ha fatto la FIDAE, ha istituito un gruppo di lavoro proprio per immaginare il futuro, ma per dare carica educativa al futuro, perché quello che è passato e quello che stiamo vivendo non può passare senza lasciare un segno positivo. La crisi, per quanto difficile possa essere, deve insegnarci qualcosa e deve rafforzarci e darci ulteriore spinta, ma anche stimoli per fare meglio e anche indicazioni per fare meglio. Dunque, questo è un po' il lavoro e scusate, forse l'ho tirata più lunga di quanto mi fossi ripromesso, ma mi sembrava importante contestualizzare quello che stiamo facendo. Con la dottoressa Destro vogliamo guardare i soggetti, i ragazzi, perché quello è il fine dell'educazione, sono i ragazzi. E allora abbiamo chiesto a lei che ci aiuti a interpretare il presente dei nostri ragazzi, interpretare il presente, il vissuto dei nostri ragazzi e anche ad attivarci per avere delle competenze educative per la ripresa quando sarà. E quindi la ringraziamo per questa opportunità che ci dà.
Due parole dal punto di vista tecnico, scusate, durante il webinar c'è la possibilità di porre domande. Allora, cliccando sulla finestrina che vedete sulla destra, si apre la sezione domande e lì potete inserire le vostre domande. La dottoressa Destro non risponderà mano a mano, ma raccoglieremo le domande e alla fine risponderà a tutte le domande, almeno quelle che riterrà più significative. Ai partecipanti verrà mandata a fine del webinar, verrà mandata una mail. Ecco, aprendo quella mail potranno tutti quanti potrete rispondere a un questionario di gradimento. Una volta risposto al questionario di gradimento, riceverete un link per scaricare il materiale che la dottoressa mette a disposizione per ricevere l'attestato. E in seguito riceverete un'ulteriore mail con il link per la registrazione di questa conferenza. Quindi questo dal punto di vista tecnico. Io ho finito il mio compito di presentazione e adesso lascio la mia parola perché abbiate parole molto più interessanti della mia. Grazie, dottoressa Destro, e buon lavoro. Grazie, grazie mille. Do un ben ritrovato perché intuisco che magari qualcuno che era qui ieri possa esserci anche oggi pomeriggio. E mi spiace un po' per loro, soprattutto per la prima parte, perché la prima parte, che riguarderà un po' noi adulti, è assolutamente identica. E mentre la parte successiva, rispetto al lavoro che abbiamo fatto ieri, sarà proprio specifica per gli adolescenti. E allora, innanzitutto, insomma, non vi nego, non è che siccome questo è il secondo va meglio, non vi nego l'emozione di essere con un gruppo che ha un respiro nazionale, soprattutto in questo momento storico. Non vi nego la mia imbranataggine tecnologica, per cui portate pazienza. Ho già visto che qualcosa che pensavo di poter fare non potrò farlo, o almeno non come volevo farlo, ma poi la creatività non ci manca. E non vi nego il fatto che io non sono una formatrice, io sono una terapeuta. Ringraziando il cielo, sono nel mio studio, cosa che ho potuto riprendere non da molto a fare in piena sicurezza, e quindi da terapeuta per me non potervi vedere, non vedere nessun volto, è assolutamente una dimensione che un po' mi manca. Per questo vi chiedo di non aver paura a fare domande. È vero che avendo io preparato delle slide, non riuscirò in contemporanea a condividere con voi le slide e a vedere le domande, per cui dovrò prima condividere tutti i contenuti che avevo preparato e poi fermarmi sulle domande. Ma vi chiedo di farle a mano che vi vengono. Non preoccupatevi, domande, riflessioni, commenti, cose che il sentire alcune cose che ci diciamo suscitano in voi. Senza questo tipo di interazione, tutto quello che io andrò a dirvi è un po' monco, perde di una parte importante, che è quella del poter condividere e del poter orientare il lavoro che andiamo a fare insieme. Quindi vi chiedo proprio di non temere, poi se per qualche motivo non riuscirò a rispondere, troveremo un modo per farvi arrivare la risposta, insomma, affinché a tutti arrivi una risposta. Partiamo da qua per me. Aspettate che vediamo se riesco a far ripartire le mie slide. Allora, volevo condividere con voi un po' che cosa sta succedendo. Allora, per dirci cosa sta accadendo, e non so se qualcuno di voi l'ha vista questa cosa, perdonatemi, oggi non ce n'è uno che faccia con due. E non so se qualcuno di voi aveva visto questo video. La mia idea era quella di poterlo condividere con voi, di poterlo vedere,
con voi. In realtà vi chiedo di fare un po' una sfida, nel senso che prima, quando abbiamo provato a vederlo, non si sentiva l'audio. Siccome il video in sé, più che per le cose che dice, è interessante, per le cose che vediamo accadere. Quindi vi propongo una cosa, perché ho bisogno proprio con voi di capire in che situazione siamo. E ve lo faccio comunque vedere. Spegnerò l'audio. In alcuni momenti il video ha una specie di sottotitolo. quindi vediamo alcune cose che vengono dette. Ma vi chiedo di concentrarvi sulle immagini che voi vedete, a mano a mano avvenire. Poi, ripeto, avete nelle slide che vi arriveranno, avete il link dove potete entrare e andarvelo anche a godere. Vi chiedo, ripeto, di provare a vedere questo video, che provo a farvi partire, prestando attenzione solo alle immagini e alle poche parole che vengono sottofondo. Per il resto, elimino proprio l'audio in modo tale che non si creino problemi particolari. Vediamo se la rete ce la fa a caricarlo, perché oggi è tutto un po' più macchinoso, probabilmente abbiamo. Questa è ovviamente la pubblicità, ce la togliamo via.
Eccoci, scusatemi, qui c'è un po' di tutto che si è attivato nel mezzo. Un attimo, che credo che adesso tutti mi risentano, ho rimesso tutto in ordine. Allora, immagino che qualcuno, molti, potete averlo visto, è un video che è effettivamente girato a lungo nel web in questo periodo. Perché ho usato proprio questo oggi? Ieri abbiamo usato una notizia che era quella della bambina di 10 anni che dopo aver fatto il disegnino dell'arcobaleno andrà tutto bene e ha scritto e ha rettificato dopo una quarantina di giorni. Io non penso che andrà bene, l'ho fatto solo perché me l'avevano chiesto i miei genitori e le mie insegnanti e le mie maestre. Quello era un po' il punto di vista dei bambini su quello che sta accadendo. Il video che avete appena visto, peraltro quasi tutto sottotitolato, quindi vi siete un po' resi conto di che cosa si sta parlando, e è invece il punto di vista degli adolescenti, che non c'era un bel niente che stava andando bene, gli adolescenti lo hanno capito subito. A differenza dei bambini, gli adolescenti hanno capito che non c'era proprio niente che stava andando bene. Tanto che gli striscioni degli adolescenti, i pochi fatti e generalmente su tortura da parte di qualche genitore che aveva il desiderio di abbellire il poggiolo di casa, portano la scritta andrà tutto bene per andare a bere. E è forse l'unico modo in cui sono riusciti a dare un nome a questo tutto bene. Il video fa ironia, è simpatico. Sull'ironia sento di dirvelo fin da subito, è uno degli ingredienti che con gli adolescenti dobbiamo imparare ad usare nei momenti traumatici come quello che stiamo vivendo, perché per loro è straordinariamente potente come elemento di elaborazione della situazione. Questa è la realtà che gli adolescenti vivono e vedono vivere in noi genitori. Dico che vedono vivere in noi genitori perché ovviamente molti di noi stanno lavorando da casa, quindi loro lo vivono con la didattica a distanza e lo vedono vivere a noi e vivono esattamente queste situazioni, esagerate ironicamente, ma assolutamente queste. E prima però di entrare nello specifico proprio dei ragazzi, io ho bisogno di parlare con voi adulti e ho bisogno di condividere con voi che cosa sta accadendo in questo momento storico. Perché con la scusa che tutto è partito, che appunto doveva andare tutto bene e che gli adolescenti erano, sono un po' loro così, dei lagnoni, dei disfattisti, sono quelli che ogni tanto facevano la battuta moriremo tutti di coronavirus, esagerando le cose, non ci siamo forse resi conto di che tipo di esperienza sta avvenendo nelle nostre vite, tutte le nostre vite. Molto di quello che ora vi dirò per voi adulti e che è fondamentale che ne siate consapevoli voi adulti per poi poter intervenire dal punto di vista educativo con i ragazzi, vale anche per i ragazzi, cioè a differenza dei bambini in cui ieri ci siamo detti, occhio, questo vale per noi, i bambini hanno modalità magari un po' diverse. Ecco, invece per gli adolescenti la cosa è praticamente la medesima. Quindi, cosa sta accadendo? Stiamo vivendo una situazione che è di trauma psicologico. Solitamente siamo portati a collegare il termine trauma con esperienze tipo i terremoti, le alluvioni, oppure i traumi da violenza, i traumi da abuso. L'abuso sessuale, per esempio. In realtà, adesso proviamo a definirlo questo trauma psicologico. Ci viene un po' in aiuto l'origine del termine che deriva dal greco e significa ferita. Ma ecco, vedo un pezzo di slide, portate pazienza se mi sentite un po' interrompermi in alcuni momenti, ma questa finestra mi copre. Aspettate, provo a fare una roba.
così me la metto di qua che mi dà meno fastidio forse. Scusate un secondo. Ecco qua. Perfetto. Allora, definizione di trauma psicologico. È una ferita dell'anima, ok, ma è qualcosa che rompe il consueto modo di vivere e vedere il mondo e che ha un impatto negativo sulla persona che lo vive. Se voi ci pensate un attimo, quello che è accaduto, quello che sta accadendo, ha rotto il nostro consueto modo di vivere e il nostro modo di vedere il mondo e sta avendo un impatto negativo su di noi. Quindi è a tutti gli effetti un'esperienza traumatica. Vi metto qui solo un accenno alla differenza che c'è tra i cosiddetti little T, i traumi T piccola, e i big T, i traumi T grandi, solo per dire che non stiamo parlando di un'esperienza little T, cioè di un'esperienza personale, soggettiva, disturbante, dove c'è un'idea di pericolo particolarmente intensa. Quello che stiamo vivendo è proprio un little T, cioè è un evento che minaccia l'integrità fisica propria e delle persone a noi care. Ora, dipende da quale area geografica proveniamo, e quindi magari questa dimensione della minaccia in alcune aree geografiche si è percepita in maniera molto forte. Io ho fatto supervisione qualche giorno fa di una collega di Bergamo, la quale mi ha detto: io tra i miei pazienti non ne ho uno che non abbia avuto un lutto di un parente di primo o secondo grado. Quindi in quella realtà, in quel contesto, voi vi rendete conto come il trauma più grande ha davvero tutto l'impatto di minacciare l'integrità fisica proprie delle persone care. Questo è il trauma, questo è quello che stiamo vivendo. Noi stiamo vivendo questo. Ora, per me è importante condividere con voi quelle che sono le normali. Vi ho messo normali tra virgolette, è una parola che non uso con piacere, ma era un modo, con una parola sola, perché non ne potevo mettere 40, per dire le reazioni ad un trauma psicologico che per certi aspetti non ci devono preoccupare. Non vuol dire che non sono intense, non sono forti, ma sono proprio le reazioni tipiche della persona ad un'esperienza traumatica. Ok? Andiamo a vederle insieme, scusatemi. Eccomi qua. Il senso di realtà. Abbiamo la sensazione di essere dentro a un film. Ci sembra di vivere una vita irreale. Ci sembra di stare in un posto che non è il nostro. Per chi di noi abita in contesti di grande urbanizzazione oppure in spazi dove c'è sempre molta gente che si aggrega, avete avuto sicuramente l'esperienza del silenzio, cioè di quel silenzio irreale dell'aprire la finestra intorno alla fine di marzo e di dire: mamma mia, ma dove sono? Non è normale che ci sia tutto questo silenzio qui. Questa dimensione di realtà sono reazioni al trauma psicologico, le reazioni fisiche, la tachicardia, il senso di nausea, i dolori muscolari, la stanchezza. Il tutto senza un motivo organico, cioè la persona non sta male fisicamente, sta bene, ma la tachicardia, hai il mal di testa, hai il senso di dire: mamma mia, allora misuro la febbre. Ma questa è una reazione del corpo alla situazione di stress. L'altro sono i pensieri intrusivi, cioè quei pensieri che giungono solitamente in maniera improvvisa quando proviamo a rilassarci. E che sono carichi di un'angoscia di morte. Sono pensieri che arrivano nel momento in cui, per esempio, sto provando a prendere sonno o mi sono messa sul divano
per staccare un attimo la testa. E lì mi arrivano tutta una serie di pensieri, di preoccupazioni, avrò fatto, non avrò fatto, e questo ci riusciremo, ma forse non mi sono lavata le mani. Mamma mia, forse, ma mi sono lavata le mani quando sono entrata, ma non me lo ricordo più. E tutto questo ci carica di angoscia, tanto da portarci ad avere un sonno che non è più un sonno sereno. Quindi il sonno è leggero, ci svegliamo spesso, abbiamo degli incubi, quindi no, non possiamo dire di riposare bene. Anche la capacità di concentrarci è compromessa, fatichiamo a raggiungere e mantenere la concentrazione, sia nella lettura, sia nello studio, ma anche nel vedere un film, neanche in attività ludiche, non solo in attività prestazionali. Possiamo avere una disregolazione dell'alimentazione, nel senso che possiamo ricercare eccessivamente il cibo o al contrario non avere mai fame, tanto che ci siamo messi a fare le cose e abbiamo saltato il pranzo. Nel caso in cui viviamo da soli e non abbiamo figli a cui fare da mangiare, può succedere. Un piccolo inciso, tenete conto che questo succede anche agli adolescenti, per cui voi potete avere adolescenti che mangiano in maniera eccessiva, ma anche adolescenti che iniziano ad avere un ipercontrollo del cibo, ma poi andremo a vedercelo nello specifico. Possiamo provare un senso di tristezza, fatichiamo a mentalizzare quanto sta accadendo, a capirlo, a metterlo nella nostra testa e non riusciamo a pensare al futuro in una maniera adeguata. Abbiamo proprio questa malinconia, questo stato malinconico dentro di noi. Abbiamo vissuti di colpa, ci sentiamo in colpa per non aver prestato attenzione ad ogni variabile, temiamo di fare la cosa sbagliata, ci sentiamo in colpa per essere sopravvissuti e soprattutto per chi ha avuto l'esperienza della perdita, di un familiare legata al Covid. Questo vissuto di colpa è fortissimo. Perché lui? Perché non me? Questo pensate alle molte persone anziane che sono morte, dove è morto uno dei due coniugi e magari entrambi erano stati malati. Questa dimensione della colpa è molto forte e molto pervasiva. Ci sentiamo vulnerabili. Siamo impazienti, siamo irritabili, tendiamo ad esserlo soprattutto nei confronti delle persone che vivono con noi, con i nostri familiari. Oppure possiamo avere una indifferenza per cose, per attività, per interessi che invece in passato per noi erano molto importanti. Possiamo sentirci proprio apatici, proprio spenti. Questa vulnerabilità. Ci rendiamo conto di essere vulnerabili, ci rendiamo conto di poter essere colpiti e questa vulnerabilità ci porta a cercare un significato profondo. Iniziamo a farci le domande sul senso del vivere o del morire. Iniziamo a farsi domande profonde di senso. Questa carrellata sono le normali reazioni ad un'esperienza traumatica. Penso, credo, che mentre parlavo qualcuno di noi, di voi si può essere detto questo ce l'ho, anche questo ce l'ho. Bene, è normale, questo è normale. Cioè questa sensazione che possiamo avere soprattutto in questo momento, cioè dopo un periodo lungo, di esperienza traumatica, perché non è stata una scossa di terremoto, è stata tutta una serie di piccole scosse che ad oggi non sappiamo dove ci porteranno. Quindi questa sensazione di dire mamma mia, sono a pezzi. Eppure, boh, insomma, non è che è successo, no, il successo è come. Permettiamoci noi adulti di dirci che stiamo vivendo questo. Diamoci la possibilità di dircelo. Perché tendiamo ad avere questo meccanismo, a mettere in atto questo meccanismo di difesa per certi aspetti automatico, che è negare il problema. Il problema non esiste. Bene, se avete adolescenti vicino, la vostra negazione, il vostro dire
Vabbè, dai, ma tanto, cioè, dovresti ringraziare. Cioè, tu ti lamenti perché ti manca qualcosa a te? Hai tutto, servito, riverito, non ti devi nemmeno svegliare presto, ti svegli 5 minuti prima di connetterti. Tu ti lamenti. Tu dici che sei stanco, che tu lo stai dicendo. Allora, ecco, questo è l'inizio di un disastro. Nel senso che non è che l'esperienza del trauma sia di per sé psicopatologica. Ecco, perfetto, adesso avremmo tutta un mondo psicopatologico, saremmo tutti quanti con dei disturbi. No, però alcuni passaggi di elaborazione del trauma, alcuni passaggi importanti per affrontare il trauma sono fondamentali, perché se riusciamo a metterli in atto, questo ci permetterà di non sviluppare, sentite bene, nessun sintomo. Se invece neghiamo o evitiamo di connetterci con alcune parti di noi e ancor più degli adolescenti, la probabilità che si sviluppi un sintomo è molto elevata. Quindi, di che cosa abbiamo bisogno quando viviamo un'esperienza traumatica? Partiamo da noi adulti, di che cosa abbiamo bisogno noi? Perché sapete, finora quello che succedeva negli eventi da trauma comunitario, prendiamo il terremoto, era che sì, succedeva in quella comunità, arrivavano tutta una serie di aiuti e chi andava ad aiutare le comunità colpite dal trauma non aveva vissuto il trauma, cioè erano persone che per lavoro, per servizio, per volontariato, per mille motivi andavano a fare questa esperienza, ma che non avevano vissuto il trauma e che quindi avevano una forma di distanza. Adesso ci siamo tutti dentro, tutti abbiamo vissuto la stessa esperienza, certo. Non ha trovato ognuno di noi nello stesso momento della propria vita, non ha trovato ognuno di noi con le stesse risorse in mano, non ha trovato ognuno di noi con la stessa forza. Può aver impattato su di noi questa esperienza traumatica in situazione completamente diversa, però ci accomuna tutti. E se l'obiettivo è quello di essere figure di riferimento per gli adolescenti, la prima cosa da fare è proprio quella di pensare a noi adulti, e di iniziare a chiederci che cosa abbiamo bisogno noi. Poi vedrete, non è molto diverso rispetto a quello di cui ha bisogno un adolescente, però iniziamo a chiedercelo noi, iniziamo a darci questa possibilità. Allora, abbiamo bisogno di avere una persona di cui ci fidiamo, con la quale parlare dei nostri pensieri e delle nostre emozioni. Le dobbiamo verbalizzare. Ho capito, ci sarà qualcuno tra di voi che dice: ma io faccio fatica, per me la verbalizzazione è proprio difficilissima, io non ho mai verbalizzato niente. Oppure ci sarà qualcuno che dice: no, non ho problema, io parlo con tutti, parlo anche con i termosifoni. Forse avete sentito anche quella traccia audio, volevo mettervi anche quella, ma poi mi sembrava di caricare un po' troppo. C'era quella traccia audio che diceva: servizio psichiatrico, visto il numero elevato delle segnalazioni, vi comunichiamo che in questo momento parlare con i termosifoni, i tappeti, le tende e le sedie è normale. Chiamateci solo nel caso vi rispondano. Era un modo per dire che certo che chi ha una propensione a buttare fuori all'extratensività tende a farlo questa cosa, ma in linea generale è un elemento fondamentale. Abbiamo bisogno di parlare con qualcuno di cui ci fidiamo. Faccio anche oggi un piccolo appunto che ho fatto ieri. Parlare con qualcuno di cui ci fidiamo è anche pregare, cioè la dimensione spirituale che per noi adulti, anche per qualche adolescente allenato, è un elemento di dialogo fondamentale. Perché vi ho scritto che abbiamo bisogno di parlare, di dire, non che qualcuno ci risponda,
ma abbiamo bisogno di dare voce ai pensieri e alle emozioni. Questa è una cosa che ci hanno fatto una testa così, quindi questa è già dentro di voi, che è quella di dire è tutto cambiato, ok, ma dobbiamo cercare di mantenere una certa routine quotidiana. Attenzione però, ci stanchiamo facilmente, siamo meno efficaci, abbiamo la sensazione di impegnare più tempo del solito per raggiungere un numero inferiore di obiettivi. Cosa vuol dire? Vuol dire che se ricostruisco una routine che esigo sia molto simile a quella che ho lasciato prima dell'esperienza traumatica, non ce la farò a sostenerla e tenderò a vivere una frustrazione, cioè il fatto di dire, ecco, vedi, vedi, proprio non funziona, è un disastro, sono incapace, sono incompetente. Quindi sì, che dobbiamo costruire una routine quotidiana, ma se possibile facciamola misurata, cioè teniamo conto che abbiamo energie ridotte. Abbiamo bisogno di essere consapevoli che anche se tutte queste reazioni, se tutte queste emozioni sono forti, questo è normale. Perché altrimenti iniziamo a psicopatologizzare tutto. Facciamo salire ancora di più il livello d'ansia. Cioè essere consapevoli che stiamo vivendo un momento che non è solo difficile, è traumatico, ci permette di dire, ah, ok, ma allora questa cosa che sto vivendo è normale. E infine dobbiamo darci il tempo necessario per riguadagnare le nostre forze, non chiedendo troppo a noi stessi, soprattutto in termini prestazionali. Queste sono le poche cose di cui abbiamo bisogno. Non sono semplicissime da raggiungere, eh? Cioè sembrano buttate lì in maniera, vabbè, quattro concetti. In realtà, intanto questo quattro lo troveremo, eh? Ho provato a condividere in questa presentazione con voi anche uno stile comunicativo che è quello che fa più breccia negli adolescenti, entra di più in loro, quello di essere di creare delle associazioni, di creare uno schematismo che a volte li diverte, perché sono quegli schematismi che si riescono anche a destrutturare. Quindi attenzione perché questo aspetto della parola, di una routine che tiene conto delle risorse, della consapevolezza che c'è una normalità in tutto questo e del darsi, del tener conto che ci vorrà del tempo a superarlo, sono quattro elementi che poi vedremo anche tipici per gli adolescenti. Due cosine in merito all'adolescenza 2020, cioè un adolescente nel 2020 senza Covid. Cioè non è che sarebbe, questo, non è che avrebbe vissuto cose strane, però avrebbe potuto esplorare se stesso, il mondo, si sarebbe confrontato con la realtà di tutti i giorni, avrebbe fatto gli esami per la scuola, per la patente, avrebbe vissuto momenti piacevoli nelle gite. E avrebbe vinto o perso dei campionati sportivi, forse festeggiato il proprio compleanno, magari proprio il 18esimo, come una festa che era organizzata nei minimi particolari per trasformare i sogni in questa realtà condivisibile. Non è che se non c'era il Covid andava tutto bene, la questione è che sarebbe stato tutto vero, perché l'avrebbero vissuto in prima persona, con le emozioni più disparate, ma col brivido di esserci. Di esserci lì, di vivere quel momento. Questo è l'adolescente, cioè questo è lui o lei. Pensateli, se ci sono dei genitori i vostri figli, se siete insegnanti, i vostri alunni sono questi. Avrebbero vissuto questo. Cosa succede in questo pezzetto di adolescenza di quest'anno? Arrivano regole, voi occhio a questa parola perché è interessante. Arrivano regole opprimenti e sconfortanti che chiedono agli adolescenti di chiudersi fra le quattro mura domestiche in uno spazio ristretto, condiviso con altri. Gli altri, oltre a fratelli e sorelle, sono i genitori. Lontano dalla scuola, dall'affetto degli amici, dai locali, dai parchi, dalle piazze, dalle attività sportive, dalla libertà più profonda. Cioè,
vi rendete conto? Prende e fa questo per l'adolescente. Quindi solitudine, noia, frustrazione, insicurezza, rabbia. Queste sono le emozioni che prendono il sopravvento e scaraventano il ragazzo e la ragazza in un turbinio di emozioni, talvolta emozioni violente e disorganizzate. Tutto questo, se mal gestito, porta ad un importante malessere interiore, fino alla messa in atto di comportamenti, poi vedremo, dannosi per se stessi e per gli altri. Cioè, io ho bisogno di dirvelo, nel senso che in questo tempo in cui si è parlato di tutti e troppo poco si è parlato degli adolescenti. Gli adolescenti sono quelli che stanno pagando un prezzo enorme, perché questa pandemia snatura la fase della loro vita. Cioè, il momento cruciale della scoperta e del lancio verso l'esterno, dell'assunzione di libertà, della determinazione di scelta con la componente dell'acquisizione di una responsabilità personale, anche pagando le conseguenze delle proprie scelte, questa esperienza del Covid gliel'ha completamente bloccata, totalmente bloccata. Sono quelli che stanno facendo più fatica ad essere resilienti, sono quelli che per riuscire ad esserlo devono sforzarsi davvero tanto, perché l'evento ha snaturato una loro fase evolutiva più di qualsiasi altra fase. Occhio, perché noi adulti tendiamo a dire: sì, per te è difficile, certo, tanto a te è andata meglio, guarda, guarda, ti prometto, cosa vuoi di più? Meglio di così, tutto a posto. Per noi è difficile, e che dobbiamo quadrare i conti, che dobbiamo vedere se... Sì, non sto dicendo che per noi adulti non è difficile, ve l'ho detto anche prima che è così, ma vi posso garantire che per gli adolescenti lo è di più, perché è un evento che è come se passasse dal bianco al nero proprio il momento evolutivo che loro stanno vivendo. Quindi, tenendo conto quello che vi ho detto prima, cioè che l'adolescente vive le stesse cose traumatiche dell'adulto, ma ci sono quattro I che sono tipiche. Adesso vi farò, vi annoierò con le I, le A, le P, le C dell'esperienza traumatica. Ve l'ho voluta raccontare così perché è il modo più semplice poi per poterne parlare anche con loro, per poter lavorare anche con loro. Oltre a queste slide vi farò arrivare due opuscoli, uno più teorico, un altro un po' più operativo. Non sono né la verità né il Vangelo, ma sono due strumenti. L'opuscolo più teorico lo ha creato l'Istituto BEC, che è un istituto di terapia cognitivo-comportamentale, e dà alcune indicazioni su come affrontare il trauma con l'adolescente. Mentre il libricino che vi arriverà è stato creato dal Gruppo Nazionale di Terapia con MDR, proprio una delle tecniche più efficaci dal punto di vista terapeutico per le esperienze, per l'elaborazione dell'esperienza traumatica. Quel libricino, se voi lo date così com'è in mano ad un adolescente, ve lo tira dietro, ma proprio lo lancia e vi prende qua, in piena fronte. Se però estraete da lì alcuni spunti, potete farci dei bei lavori. Quindi due strumenti pratici per poter poi calare nel concreto. Il modo di lavorare con gli adolescenti è un po' questo, è un po' come il giornalismo di Report, cioè quel modo per cui le informazioni vengono rese semplici e molto molto immediate. Quali sono quindi queste quattro I? Tenete conto che la prima I non è proprio quella del trauma, ma è quella di cui vi ho parlato finora,
è la questione identitaria, cioè l'esperienza traumatica Covid-19 raggiunge l'adolescente nel momento in cui egli sta formando la sua identità. È nel momento del massimo dei cambiamenti. Personalmente non ritengo che l'adolescenza sia un trauma. C'è anche chi tende a dire che l'adolescenza è già di per sé un periodo della vita traumatica. Non è così, è un momento evolutivo. Se volete è una crisi, non è un trauma. Però la crisi adolescenziale è proprio la crisi sulla formazione dell'identità. Il trauma, in modo particolare questa esperienza traumatica che stiamo vivendo, ha un impatto fortissimo nell'adolescente. Perché uno, fa sentire l'adolescente impotente. L'adolescenza è il momento dell'onnipotenza. Io, mio, voglio tutto, lo voglio subito, lo voglio a qualsiasi costo. Il lavoro nostro educativo è spesso di aiutare gli adolescenti a contenere questo aspetto. Il trauma fa sentire l'adolescente impotente, non posso farci niente, mi schiaccia, mi fa sentire incapace. Tenete conto che uno degli aspetti è la caduta delle capacità di concentrazione, di memorizzazione, di apprendimento. Mi sento scemo, mi sento meno capace di fare le cose. Il trauma mi fa sentire indifeso e per l'adolescente non poter difendersi, tenete conto che l'adolescente sta iniziando a sviluppare alcuni meccanismi di difesa che lo aiutano a stare nella realtà sociale. Il trauma mi toglie tutti i meccanismi di difesa, non funzionano più o non li posso sperimentare. Il trauma mi fa sentire incontrollabile, cioè vivo delle emozioni che non riesco a controllare. Sono quattro vissuti molto forti. Mi sento impotente, mi sento incapace, mi sento indifeso, mi sento incontrollabile. Ecco quindi che scoppi di rabbia o di pianto, atteggiamenti aggressivi, chiusure relazionali, disturbi del sonno, incubi ricorrenti, problemi nell'alimentazione e nell'apprendimento, uso di alcol o sostanze psicoattive, fughe da casa, comportamenti autolesivi. È un'escalation, ma sono comportamenti che se non aiutiamo in qualche modo l'adolescente, con che cosa? Lo vedremo nello specifico, ma ce lo siamo già detti prima. La parola, la routine, la normalità, che si chiama validazione emotiva, cioè do la possibilità all'adolescente di dire guarda che quello che stai vivendo è normale, lo capisco, lo sto provando pure io, è normale. E la possibilità di avere un'idea che è un percorso che richiede tempo, ovviamente permettono a queste risposte adolescenziali al trauma di non arrivare alla parte più estrema. Io sto ricevendo tantissime richieste d'aiuto di genitori, anche a volte direttamente di ragazzi un po' più grandi, 17, 18, 21, 21 anni, che si sono ritrovati a ipercontrollare il cibo. Ma mia figlia è anoressica, fermi, se fino a quel momento non c'era mai stato un problema col cibo, stiamo parlando di una disregolazione dell'alimentazione in senso restrittivo. Ci sono adolescenti che hanno preso l'abitudine di bere alcol in casa, sì, nelle nostre case purtroppo, dico io, l'alcol c'è. Sì, sì, ci sono adolescenti che sempre più schiacciati scappano. No, ma non ti puoi muovere, no! Eppure, e non sai dove sono, eh? Poi dopo poco tornano, fino ad arrivare ai gesti autolesivi, per lo più il taglio. Certo che stiamo parlando di comportamenti estremi, ma vi sto dicendo che se noi lasciamo solo che il tempo passi e continuiamo a dire agli adolescenti ti lamenti per niente, queste cose poi accadono.
Ricordiamoci però di un'altra cosa, che i ragazzi hanno numerose risorse interiori a cui attingere e anche quando si trovano in un avvenimento grave, hanno tante risorse, dobbiamo andarcela a prendere. Qui non ve lo faccio vedere il video perché tanto arriviamo lì e lo trovate comunque in questo link. Di sicuro l'avete visto, è uno dei video che è andato di più su TikTok della ragazza che si sta preparando, truccando al giubbotto la borsa, la mamma con la voce fuori campo che dice: "Ma Sara, ma dove vai?" E lei guarda la mamma e dice: "Ma devo fare la cucina." Ecco, queste sono le capacità degli adolescenti. Cioè, gli adolescenti, se noi permettiamo loro di venire fuori, hanno grandi capacità, perché sono più elastici dell'adulto. Sono più elastici dell'adulto. E se le cose sono andate bene nelle fasi precedenti, hanno anche imparato l'alfabetizzazione emotiva, che è quella che manca ai bambini di cui abbiamo parlato ieri. Quindi, concretamente, come affrontiamo il trauma? Qui vi ho messo 4A. Come possiamo aiutare un adolescente ad affrontare il trauma? Accetta, dobbiamo aiutare l'adolescente ad accettare la situazione senza negarla o subirla passivamente. Metto qui una cosa che ieri ho detto all'inizio, perché l'ho detta agli adulti, oggi ve la metto qui, perché invece è preziosa per gli adolescenti. Non mi aspetto risposte, anche se mi piacerebbe tanto in questo momento poter incontrare i vostri sguardi e sentire la voce di qualcuno. Ma vi è capitato in questi mesi di chiedere in maniera autentica ai vostri figli o ai vostri studenti, ai vostri alunni, come stai? Non il come stai veloce di tutto bene, come state? Tutto bene? Non è questo. Tutto a posto, ragazzi? Ci siamo tutti? Dai, iniziamo! Questa è un'altra roba. Mi viene in mente, non so se qualcuno di voi l'ha visto, l'inizio del concerto del 1º maggio di quest'anno, che ovviamente è stato tutto virtual. La presentatrice, Ambra mi sembra, è davanti ad una piazza completamente vuota. Dopo aver detto alcune cose, guarda fissa nella telecamera e con la voce quasi emozionata dice: "Però c'è una cosa che vorrei chiedere ad ognuno di voi, ma tu come stai?" Allora, accetta, aiutare l'adolescente con la A di accetta significa chiedergli autenticamente come sta e accettare qualsiasi risposta. Significa dedicare del tempo affinché lui ci possa dire cosa pensa che potrebbe fare per non subire passivamente quello che succede. Guardate che è difficile perché l'adolescente non è il bambino che lo imbocchi un po' e ti segue, ti corre dietro. No, no, no. L'adolescente generalmente sente se stiamo facendo una domanda autentica o se è una domanda strumentale. Ma questa dimensione del come stai e del non te lo chiedo quando ho 5, 4, 3, 2, è finito il tempo! No, te lo chiedo quando ho un po' di tempo per poter stare con te. La seconda A è agisci nel qui e no, nel qui ed ora, fa in modo diverso cose vecchie e nuove. La di agisci è fondamentale per l'adolescente. L'adolescente non può stare passivo. Più voi lo lasciate passivo, più si aliena. È una cosa che già alcuni tendevano a fare quando potevano agire normalmente e si ritiravano. Ora lo so che non è semplice. Ma agisci vuol dire che anche in merito alla didattica a distanza non possiamo metterli solo ad ascoltare. Io lo so che quella roba spiegata, quell'esercizio, quella super roba complicata di latino,
difficilissimo dire, vabbè, provate a prepararvi in due, provate a dirlo voi. Lo so che si perde un sacco di tempo, ma hanno bisogno di agire. Hanno bisogno di non stare solo dall'altra parte della telecamera, magari ad audio spento, perché se no si sente un caos. E magari, siccome la piattaforma tiene poco, togliamo anche il video perché sennò salta tutto. Hanno bisogno di agire per ora in maniera più virtuale, ma tra un po', soprattutto i ragazzi più grandi, 16, 17, 18 anni, hanno bisogno di poter fare delle cose, anche se devono farle in maniera diversa, ma loro lo fanno, le risorse le hanno. Ascolta ciò che sta accadendo nei tuoi pensieri e nelle tue emozioni. Ascoltati. Permettiamo loro di ascoltarsi, non per forza di condividere, perché l'adolescente fa fatica a condividere, però ascoltati. Dai spazio a questa dimensione. Non lasciare, non negare e ama. Senza se e senza ma, non ci si salva solo insieme. All'adolescente non possiamo dire fa da solo, ma si è lo stesso. Anzi, guarda, quasi meglio. È quasi meglio perché quando andavi a scuola e avevi l'ansia e litigavi e con quello non andava bene. Adesso, guarda, è quasi meglio. L'adolescente non ce la fa. Ha un bisogno proprio di questo. Del momento che sta vivendo, di poter amare, di poter stare in questa dimensione e di avere chiaro che è un percorso che va fatto insieme. Concretamente, cosa facciamo? Come lo aiutiamo concretamente per arrivare alle 4A? La parola, questo ce lo siamo già detti prima. Il trauma si elabora dialogando, la privacy, il trauma si elabora rispettando spazi e tempi di ognuno. Scusate, la privacy prima l'adolescente se la cercava fuori casa, e perché aveva i suoi spazi, ma anche lo sport, sapete, tutta una serie a scuola. Adesso dobbiamo davvero definire degli spazi e anche dei tempi che possono essere diversi. Il piacere, il trauma si elabora coltivando le passioni personali. E se dovete smontare il salotto 2 o 3 pomeriggi a settimana per far partecipare vostro figlio o vostra figlia alla lezione di hip hop, fatta online, che non si capisse niente, nel senso che non è chiaro. Va bene, va bene, va bene. Perché quel piacere provato lì è un piacere che determina la possibilità un po' di ascoltare, un po' di amare, un po' di agire, un po' di accettare. E infine l'ultima P, che è una dimensione di pazienza. Il trauma si elabora donando tempo e dignità a quanto si prova. E il rischio più grande che corriamo in questo momento è quello di dire: vabbè, vabbè, dai, 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 oramai il pezzo è passato, si va. Allora, a parte che non lo sappiamo nemmeno noi se il pezzo è passato, perché non c'è chiaro, lo speriamo fortemente, ma non sappiamo se è così. Ma in realtà, tendiamo noi adulti ad aver fretta e c'è un motivo, sapete, perché è difficile vedere un adolescente star male. È tanto difficile. È la fatica più grande che provano genitori ed insegnanti in situazioni di normalità. In situazioni di normalità, genitori ed insegnanti che si confrontano con un adolescente che sta male avrebbero la fretta di trovare la soluzione e di fare in modo che avvenga subito. Ora in realtà questa situazione la stanno vivendo in molti. Facciamo fatica a vederli in difficoltà. Ci sentiamo per certi aspetti impotenti. Non è vero che siamo impotenti. Perché parola, privacy, piacere, pazienza sono comportamenti concreti che noi possiamo mettere in atto. Davvero, con loro. E sto quasi arrivando alla fine, così poi vado a vedermi le domande che sono curiosa. E nel dopo
Cioè, ok, adesso questo. E nel dopo, se supponiamo rientriamo, quando potremo rientrare a scuola, quando potremo tornare a vivere una normalità? E come riprendiamo? Anche qua, come vedete, continua a tornare questo 4 e continuano a tornare alcune lettere. È un modo per imprimere un po' dentro di noi le idee, ma voleva essere anche un modo per aiutarvi ad avere uno stile comunicativo che gli adolescenti sentono molto proprio. Allora, occhio perché riprenderemo col corpo. Riprendo un'armonia con il mio corpo e con i suoi segnali trasformativi. Quando torneremo in classe, pensare di non dedicare i primi giorni a momenti, attività dove anche il corpo faccia la sua parte, dove anche la dimensione corporea venga messa in gioco. Qui la creatività non vi manca, poi ovviamente dipende dalle realtà di ogni istituto. Generalmente i tornei sportivi vengono messi quando? Alla fine dell'anno scolastico. I tornei sportivi studenteschi, con tutte le varie, vengono messi alla fine. Bene, se ce la facciamo a settembre, a ottobre, novembre, inizierebbe ad essere freddino, ma se possiamo, quando ricominciamo, se ci è possibile farlo, creiamo situazioni anche di torneo interno. Tra una classe e un'altra non dobbiamo mica sembrare 1.400 studenti, permettendo a chi gioca che giochi, a chi fa il tifo di poter fare il tifo. Per molti la fine dell'anno era anche il momento magari di qualche esperienza in autogestione. Quest'anno bisogna metterla all'inizio. Avranno bisogno di lavorare su questo. La seconda C, il cervello. Devo riprendere un pensiero che analizza, sintetizza ed estrae. Non sono più abituato ad avere intorno altre persone, ad apprendere con gli altri. Voi pensate a quante attività avreste fatto fare, soprattutto in questa seconda parte dell'anno, con modalità di lavoro cooperativo. Perché avreste attivato il cooperative learning, di sicuro l'avreste fatto. Certo che adesso non era possibile farlo. Qualcuno ci ha provato, però poi ha ricevuto dagli adolescenti o dalle famiglie il messaggio. Allora, professoressa, e 2 ore con Ea, e 2 ore con lei in video, e poi 3 ore con gli altri del gruppo, e poi non viviamo più. Quindi non è semplice da fare adesso. Ma teniamo conto quando ripartiamo che i ragazzi avranno bisogno di riprenderle queste attività. Non date per scontato che sono esattamente quelli che avete lasciato, non sono gli stessi. L'elasticità hanno bisogno di andarsela a riprendere. Avranno un elemento forte della ripresa e la compagnia. Devo riprendere confidenza con gli altri a partire dai miei insegnanti. Che come me sono cambiati. Ma saremmo meglio, saremmo peggio? Allora, io non lo so se saremmo meglio o peggio. Ognuno farà i propri bilanci. So però che un'esperienza traumatica, e non lo so io, ce lo dice la letteratura, grazie al cielo, che un'esperienza traumatica non ci lascia come eravamo prima. Qualcosa negli equilibri interni si modifica. E questa differenza nella relazione dovrà essere ripresa, perché l'alienazione che si è creata in questo tempo, l'adolescente deve riabituarsi. Credo che molti, adesso lo vedremo a partire da lunedì, perché finora non si poteva trovarsi con gli amici. Qualche adolescente l'ha fatto. E adesso però lunedì non aspettatevi che tutti vogliono incontrarsi con gli amici.
Non sarà così immediato. Io non credo che nelle vostre case o nelle vostre aule virtuali siano tutti lì che dicono: ehi, brava, dai, mamma, dai, papà, ci troviamo. No, no, non sanno bene. Intanto sanno che non possono trovarsi con tutti, con tutto il gruppo. Il gruppo è di 12-15, non si può, dovete scegliere. E chi scelgo? Se scelgo A e non B, è un problema. Allora facciamo così, non scelgo nessuno, rimango a casa, tanto ormai mi sono abituato. Cioè saranno processi che dobbiamo riprendere in mano. Immaginate se rientriamo a scuola con i due o i tre gruppi, uno a casa, una a scuola, quell'altro a casa. Cioè là, quando torneranno ad essere tutti in classe, sarà un lavoro da fare. Perché non sono assolutamente più abituati. Il trauma ha bisogno della compagnia. E lo so, questa è una parola che se ci fosse un adolescente qui dentro, se magari c'è qualche adolescente che sbircia, mi starà odiando. Finora forse potevo essere anche risultata tollerabile. A questo punto però mi sono giocata la loro simpatia. Ma sto parlando a voi, lo direi anche agli adolescenti, sapete? Il trauma, la ripresa ha bisogno di un ritmo di lavoro regolare e stabile. Blindran, comunicazione di servizio, no, disumano. Cioè non è che siccome non abbiamo fatto tutto il programma, adesso tra settembre è il mese in cui pagherete tutto e lo pagherete caro e sputerete sangue. Non è questo. Ma dobbiamo riprendere il ritmo. Perché per quanto ci abbiamo provato, per quanto la didattica a distanza abbia provato ad essere il più regolare e ritmata possibile, che questa dimensione di un ritmo di lavoro è difficile, va proprio ripresa, va accompagnata. Ma anche per chi voi, insomma, per chi va in quinta liceo, anche per loro c'è bisogno di un riprendere il ritmo. Ecco perché il compito è proprio un modo per dire: riprendiamo il ritmo, riprendiamo una musicalità nel nostro fare. Ultima cosa per concludere con un po' di ironia: ricordatevi che state lavorando con gli adolescenti, quindi nonostante le mascherine, inspirare, espirare, inspirare profondamente, espirare profondamente, anche se vi si appannano gli occhiali. Con gli adolescenti la situazione è questa, cioè è necessario avere anche la capacità in alcuni momenti di dire: beh, non è il momento, adesso mi calmo io e poi la riprendiamo in mano dopo questa cosa. Quindi il giochino di inspira e espira, nonostante le nostre amiche mascherine e gli occhiali che si appannano, è simpaticamente un modo per dire che lo stile rimane il medesimo che voi avevate anche in situazione non traumatica. Allora, guardo l'orologio e allora aspettate che io provo a prendermi le domande. Eccomi qua. No, 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 cos'è sta roba? Via, via, via. Allora, provo a leggere, provo a condividere con voi, vediamo se ce la faccio. Come distinguere il processo negativo di negare il trauma o la scelta personale di gestirlo senza parlarne per non farlo pesare? E ce n'è un altro pezzettino. Mi sembra anche che la scala valoriale sia cambiata, salute fisica contrapposta a relazioni e a salute psichica, stravolgendo anche l'importanza delle ritualità scolastica, religiosa, sociale e familiare. Allora, la prima questione condivido con voi: fino a che punto è negare, fino a che punto è non è parlare? Cioè, nego o non parlo perché non voglio far preoccupare,
le persone che sono attorno a me? Allora, la questione è questa, dipende da noi adulti, qui la differenza la facciamo noi. Se noi creiamo occasioni per poterne parlare, anche dicendo che siamo in difficoltà noi, anche dicendo che ci sono situazioni che riguardano noi, che condividetele con i ragazzi, perché a volte commettiamo noi questo errore. Mamma, prof, arrabbiata, no, tutto bene. Papà, sei preoccupato? No, in realtà certo che è preoccupato, certo che magari è arrabbiata quell'insegnante per quella situazione. Anche noi adulti tendiamo a volte a negare perché diciamo no, ma non lo voglio far preoccupare. Allora, affinché la negazione possa essere il più possibile dribblata, dobbiamo fare questo, cioè non aver paura nemmeno di dire e di esprimere il nostro punto di vista. Poi certo l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che la salute non è solo salute fisica, cioè ci dice che per salute intendiamo una situazione di benessere psicofisico relazionale. È vero, siamo in una pandemia, quindi è vero che la parte sanitaria è la parte prevalente, è vero, verissimo che è la parte prevalente. Devo dire che finora non si poteva che fare così, cioè non avevamo tante alternative. E ora però che la dimensione sanitaria è più sotto controllo o può essere controllata attraverso comportamenti, alcuni comportamenti, tenete conto che gli adolescenti con la mascherina proprio non ci vanno per niente d'accordo, niente, zero, zero, zero. E però hanno bisogno di capire che è l'unico elemento che permetterà loro di avere dimensioni relazionali, di avere dimensioni aggregative. In questo dobbiamo aiutarli, perché se partiamo noi adulti nell'iniziare a dire no, guarda, quest'anno stiamo a casa, perché se devo andare 2 giorni al mare e mettermi la mascherina, io non ci vado. Ok. Tenete conto che magari quei 2 giorni al mare per voi è lo stesso rimanere a casa, anzi potrebbe essere scomodo quest'anno dover capire vado, non vado, cosa c'è, cosa non c'è, le garanzie di sicurezza, come funziona, bla bla bla. Ma per i vostri figli, soprattutto magari se c'è quel posto al mare, in montagna, dove oramai da qualche anno andate, dove hanno lì anche una rete relazionale e lì hanno un vantaggio, perché gli amici del mare o della montagna generalmente può essere che non li vedo per un anno, li sento solo online, li sento solo in videochiamata ogni tanto, poi però tutti gli anni quando andiamo lì al mare o in montagna li vedo e ci sto insieme. Guardate che quest'anno più che mai c'è bisogno di questo, perché significa un provare lì, nei 4 giorni di vacanza, con gli amici della casa, dei nonni che ci troviamo tutti gli anni, a mettermi in moto. Perché lì è una cosa che capita sempre. Non è come gli amici del mio paese che sono stata 2 mesi senza vederli. Quelli del mare, delle montagne, sto quasi tutti gli anni. E allora, anche noi adulti, sì, ok, ci sono state delle scelte che hanno sacrificato la parte della ritualità sociale, di tutti i tipi, religiosa compresa. Ora però, diamoci la possibilità, noi adulti, di metterci in gioco. Diamoci la possibilità di ricreare queste ritualità, rispettando le regole. Certo che non potremmo invitare a casa nostra 12 ragazzi, ma magari 3 sì, 2 sì, 3 sì, abbiamo un giardino grande. Cioè, diamo la possibilità loro di ricreare, perché altrimenti il rischio è no, guarda, sì, qua a casa gli altri, insomma, non sappiamo, non è tanto sicuro, e dove le ricreano queste ritualità?
a messa domenica 24 con le mascherine, uno in un angolo del banco e l'altro nell'altro angolo del banco, senza potersi parlare, senza chiacchierare. Il bello di andare a messa per quei pochi adolescenti che ci vanno è che mi metto in fondo, stiamo appiccicati come le sardine, non ascoltiamo mezza parola e facciamo vita sociale. Cioè, c'è una dimensione rituale che loro in questo momento della loro vita vivono così. Poi magari nel mentre qualcosa mi arriva, qualcosa mi entra, perché per fortuna il buon Dio arriva. Quindi adesso alcune cose proviamo nei limiti del possibile a costruirle noi. Aspettate, che vedo quella dopo. Allora, una mamma, quattro figli, due adolescenti. Ogni giorno autenticamente i miei quattro figli chiedo come stai e ascolto. Molte volte guardandoli negli occhi, mi abbracciano e ci nutriamo di questo contatto, oltre che delle profonde parole che loro sono capaci di donarmi. Stessa domanda che sinceramente sento fare dai docenti dei miei figli e che suggerisco sempre ai miei utenti per i loro figli e ai genitori dei miei bimbi a scuola. Sì, su questo guardate, quando prima vi parlavo, non ho nessun dubbio, cioè l'importanza, grazie per questa testimonianza, è davvero preziosa. E questo come stai è importante. E ripeto, non è scontato, non dobbiamo darlo per scontato. Anche se a volte, guardate, gli adolescenti vi dicono: come stia, dai? Ma insomma, mi fa sempre le stesse domande. Sei noiosa? Certo, ci può essere la giornata in cui non hanno niente da dirci, ma li stiamo allenando ad ascoltarsi, ad accettare, ad agire, ad amare con una domanda. Se volete, vi aiuto anche a declinarla ancora meglio, perché a volte ci sono gli adolescenti che fanno un po' più fatica con una domanda così generica. Allora, come stai può essere seguita da o alternata o vissuta in momenti diversi. Cosa c'è? C'è qualcosa? E se sì, cosa? Cosa c'è che ti preoccupa? Qual è la paura, la preoccupazione più grande che hai in questo momento? E l'altra è: e qual è invece il desiderio più grande che hai in questo momento? E un'altra ancora, che è l'ultima generalmente, è: cosa pensi che potrebbe aiutarti in questo momento? Lo so che dette così sembrano l'interrogatorio della Polizia di Stato, però vi posso garantire che a volte, soprattutto con i ragazzini un po' più piccoli, o che fanno un po' più fatica ad esprimersi, questo è utilissimo. Cosa ti preoccupa? Di cosa hai paura in questo momento? Cosa invece desidereresti di più al mondo? Cosa proprio vorresti fare e che cosa potrebbe aiutarti? Sono le domande che generalmente si condividono anche nelle situazioni di trauma personale di tipo da violenza. Sono proprio le stesse, funzionano molto molto bene, se riusciamo a farle. Allora, aspettate che vado avanti. Come accompagnare un ragazzo che ha subito una perdita familiare a causa del Covid? E poi la scrittura creativa può essere uno strumento utile per elaborare il trauma. E allora, parto dalla seconda. Sì, è utilissimo. Scrittura creativa e musica, ogni forma di espressione artistica, cioè tutto ciò che porta le persone a connettersi e a verbalizzare le proprie emozioni. E questo è utilissimo, utilissimo. Un insegnante di
di lettere di un liceo ha indetto tra tutti i suoi studenti di tutte le classi, insomma di tutte le varie età, tutte le varie classi, una specie di concorso, gioco, insomma ha chiesto ai ragazzi di scrivere una storia, un sogno, una poesia che riguardi questo momento. Non è un compito valutato, non si va a vedere la linguistica, no. È proprio un dire loro, prendetevi un po' di tempo e scrivete. 1, 2, 3, se uno ha, scrivete. Li sta raccogliendo tutti, peraltro questo insegnante ha questo gusto anche per l'arte, li sta dipingendo, cioè sta facendo dei disegni per ogni storia, e li pubblicheranno in una pubblicazione interna, tipo il giornaletto scolastico, mica, poi chi lo sa cosa ne verrà fuori. Però è stato un modo per aiutare i ragazzi a narrare. E lei mi diceva che all'inizio qualcuno ha fatto molta fatica, ma poi invitando loro a scrivere un fumetto, a quello che volevano, qualsiasi genere, questo ha permesso di creare anche delle cose davvero molto molto belle, molto interessanti. E per quanto riguarda l'elaborazione del lutto, sarebbe interessante per me avere un'idea di quanti anni ha questo ragazzo. Immagino comunque, insomma, me lo immagino in piena adolescenza. E dobbiamo, una cosa importante è provare a capire con lui ed eventualmente anche con le persone, con i familiari che sono al suo fianco, provare a capire se sta verbalizzando questa cosa, se ne sta parlando. E ripeto, qui abbiamo il doppio trauma nel trauma. Okay, cioè, se io a causa del Covid ho perso mia mamma, mio papà, oppure ho perso mia nonna, che però era tutto sommato giovane e ho vissuto tantissimo tempo e tantissimo spazio della mia vita con lui o con lei, ho non solo l'elaborazione del lutto, ma anche il trauma del Covid che ha colpito proprio lei o proprio lui. Il primo elemento da indagare per poterlo aiutare è capire se c'è una dimensione di verbalizzazione, cioè se sta verbalizzando con qualcuno, e chiedergli in maniera molto franca, onesta, come sta. E può essere utile se lui ha un buon rapporto con qualcuno dei suoi docenti, anche attivare uno spazio di dialogo che, se foste a scuola, vi sarebbe venuto naturale avvicinarlo, magari nell'intervallo, in un momento, vi sarebbe, se c'è un rapporto di confidenzialità che si era creato prima dell'evento, vi sarebbe proprio venuto naturale. Quindi cercatelo, non abbiate paura di cercarlo, non abbiate paura di parlargli. E anche nel caso in cui vi dicesse: io non ne voglio parlare, mi fa troppo male, per favore non adesso, va bene? L'elemento prezioso è mandargli il messaggio: 1, io ci sono; 2, ogni tanto te lo chiederò. Non perché non mi fido del fatto che tu mi abbia detto che me ne parlerai, ma perché è difficile che tu mi venga a cercare, magari pensi di disturbarmi, magari allora io ogni tanto te lo chiedo. E se è un ragazzo che ama leggere, suggeritegli qualche libro, fatelo leggere. E spesso la lettura, così come la scrittura, è un buon modo per elaborare e anche per buttare fuori. Cioè, infatti poi un'altra domanda che è: come far scaricare la tensione
dovuta alla situazione. E qui ci aiuta la P di piacere. Se possibile, individuiamo quali sono le attività per loro piacevoli e proviamo a metterle in atto. Proviamo a permettere loro, anche se possono farlo solo in parte, si scarica attraverso in adolescenza si scarica soprattutto attraverso la dimensione del piacere e la dimensione di un piacere che spesso è legato allo sport, sapete, spessissimo. E dovremmo aiutarli, dovremmo un po' accompagnarli, perché adesso molti adolescenti vi diranno: ma io sto bene così, io non ho mica vissuto male questa quarantena. Tutto sommato sto proprio bene così, cioè non sarà facile per loro uscire dal nido, ne hanno voglia, ne hanno bisogno, ma non sarà facile. Ora che si può, il fatto di muoversi fisicamente è sicuramente un elemento per scaricare, ma anche scrivere, ma anche suonare uno strumento, ma anche ballare, ma cioè ognuno dovremmo provare a determinare la dimensione del piacere. Ovviamente gli adolescenti che sono stati colti dal Covid vuoti di qualsiasi tipo di gusto fanno più fatica, questo è vero, e non è che glielo creiamo ora il gusto, fanno più fatica, hanno meno risorse. Condividiamo quello che c'è. Ultima domanda e ultima risposta che do, perché non voglio farvi fare tardi, che è interessante: gli adolescenti e l'esperienza dei primi amori, il bisogno di contatto anche fisico. Come si vive in tempo di Covid? Allora, ding dong, comunicazione di servizio. Si è vissuta male, ovviamente. Immaginate che molti adolescenti non si sono proprio potuti vedere, quindi certo che l'hanno vissuta male. Adesso che si rivedono, dobbiamo aiutarli ad essere consapevoli e ad avere una sessualità responsabile. Traduco: il rischio di lasciarsi travolgere dal piacere di rivedersi, da un desiderio anche di scoperta sessuale che magari è lì e adesso è stata blindata, magari in parte compensata dalla masturbazione, sia maschile che femminile, però è stata blindata completamente. E dobbiamo aiutare gli adolescenti. Questo è un buon momento per fare educazione sessuale, cioè un buon momento per aiutarli a dire che lo sappiamo tutti che quando si rivedono con il loro ragazzino, con il proprio fidanzato, con la propria fidanzata, non tengono la mascherina, ma permettetemi, a volte manco la mutandina tengono. Adesso, ok, vabbè, si possono vedere sulla casa dell'uno e dell'altro, non potevano andare da nessuna parte, ma piano piano le cose si apriranno. Allora è necessario farlo agli adolescenti questo discorso, anche in previsione della prossima estate. Cioè, dire che l'impulsività, la forza verso il corpo dell'altro sarà molto, molto dirompente. Dobbiamo aiutarli a ragionare su questo, a parlare di questo, a rendersene conto, in modo tale che possano essere cioè che possano mettere in atto comportamenti consapevoli. E ripeto, l'area dell'affettività e della sessualità in adolescenza meriterebbe un altro webinar pieno pieno, perché è molto particolare. Sento di dirvi però: non facciamo finta di niente. Cioè, parliamo anche di questo, parliamo di cosa vuol dire in questo, ci aiuta dalla poesia all'arte a tutto, alla biochimica, ci dice cosa succede quando si attiva un desiderio che è rimasto per tanto tempo blindato. Per quanto riguarda i genitori, generalmente questi sono temi che in famiglia meritano di essere presi in mano.
anche in questo momento, ancor più in questo momento, e non è che dobbiamo dire ai nostri ragazzi: ah, no, 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 non devi fare. No, si tratta di dire: guarda, che è normale che quando, dopo tanto tempo che non ci si vede, c'è contemporaneamente un grandissimo imbarazzo, ma anche un grandissimo desiderio, una grandissima forza. Prestiamoci attenzione, pensiamoci, in modo tale da non dover gestire gravidanze indesiderate. E purtroppo questo è un rischio reale, sarei disonesta a non dirvelo, cioè esiste un rischio reale che ci siano nelle adolescenti esperienze di gravidanza indesiderata, perché adesso c'è un po' questa, mentre prima ci sono comunque, certo, ma mentre prima in qualche modo c'era un flusso che si stava maturando, c'è stata un'interruzione, ora posso rivedere il mio partner. Devo stare attenta a questo. Per il resto è stato difficile rimanere separati, per molte giovani coppie è stata una buona verifica anche di quanto c'era solo di gratificazione personale o di quanto c'era anche di capacità di stare in una relazione nonostante non potessi soddisfare tutto, insomma. Ecco. Oh, io credo che mi devo fermare. Sono apparso io perché il tempo sta per concludersi. Allora, intanto grazie dottoressa Destro, grazie per il quadro che ci ha dato, per la capacità che ha evidenziato di farci leggere la realtà dei ragazzi, ma soprattutto di guardare avanti, perché il nostro compito adesso è quello di guardare avanti. E allora mi permetto anche 2 minuti per uno, non dico per uno spot pubblicitario, ma per parlare di un progetto che ha avviato la FIDAE. Allora, ormai è una frase abusata, noi sappiamo che la normalità di domani non sarà la normalità di ieri. L'abbiamo visto adesso, di quanti elementi dobbiamo tener conto quando riprenderemo la cosiddetta normalità. La scuola è stata attraversata, anzi è stata investita da questo turbine che l'ha costretta a percorrere strade che non aveva mai immaginato. Stiamo camminando su sentieri non ancora segnati e di questo dobbiamo farci carico. Ma dobbiamo farci carico non per subirlo, ma per guardare avanti e per fare bene quello che dobbiamo fare. Io penso che, ma non lo penso solo io, l'emergenza che abbiamo vissuto ci ha fatto scoprire però anche delle potenzialità, degli strumenti che prima non tenevamo in considerazione. Ecco, adesso noi dobbiamo pensare a come faremo scuola. Dicevo prima, il Ministero ha attivato il gruppo di lavoro di esperti, ma anche la FIDAE ha attivato il proprio gruppo di lavoro. Noi stiamo elaborando in questo mese delle linee guida che tengano conto dell'aspetto giuridico, dell'aspetto sanitario, degli spazi, dei tempi, degli strumenti, nell'ottica che però vogliamo dare ai nostri ragazzi una bella scuola, una scuola buona, una scuola che faccia bene scuola, perché i ragazzi hanno diritto di avere una scuola buona. E dobbiamo dare assicurazione alle famiglie che ci prenderemo cura dei loro figli e ci prenderemo cura bene. Ecco, noi vogliamo far tesoro dell'esperienza che abbiamo vissuto, per cui tutte queste riflessioni sono accompagnate anche da una profonda riflessione pedagogica. Il progetto si chiama Vogliamo fare bene scuola. Se voi aprite il sito della FIDAE, c'è la possibilità, vengono spiegate le linee essenziali del progetto e c'è la possibilità anche di dare la propria manifestazione di interesse. La manifestazione di interesse vuol dire voglio partecipare a questo progetto, voglio vivere questo progetto. Vi anticipo anche che una volta elaborate le linee guida chiederemo anche la certificazione perché è bene che le scuole che si impegnano in questo cammino, in questo processo, abbiano anche una certificazione oggettiva esterna a garanzia dei ragazzi e a garanzia delle famiglie. Quindi se vi interessa il progetto, guardate il sito della FIDAE, voglio fare bene scuola, scusate, vogliamo fare scuola, perché è proprio il desiderio che abbiamo dentro di noi, riprendere questa normalità che però è stata segnata da questa vicenda del Covid.
Allora, grazie per l'attenzione. Rinnovo il ringraziamento alla dottoressa Est per l'aiuto che ci ha dato. Ricordo che chi ha partecipato a questo webinar riceverà una mail. Una volta aperta la mail potrà rispondere a un questionario e una volta completato il questionario riceverà un'altra mail da cui avrà il link per scaricare il materiale che la dottoressa ci metterà a disposizione, per scaricare l'attestato e per poter accedere anche alla registrazione dell'incontro in modo da poter ripassare la lezione. Grazie a tutti, buona serata, buonasera e arrivederci a un altro webinar.